Siamo nel cuore del parco di Villa Serena. Quest'area verde ospita la struttura gestita da Società Dolce, che ospita le persone più fragili, quelle che nel corso di questa lunga e dura quarantena non hanno avuto la possibilità di contare su una casa, la famosa casa che tutti quanti abbiamo dovuto imparare a riscoprire per trovare rifugio, il luogo, no, in cui ripararci dal virus. A queste persone è stato offerto un rifugio, un riparo proprio qui, in questa struttura. Qui hanno avuto la possibilità, e ce l'hanno tuttora, la possibilità di continuare l'isolamento fiduciario e comunque trovare ricovero. Una struttura che esprime un modello importante, il modello che ha funzionato, che ha tenuto insieme il comune, il quartiere, il mondo della cooperazione, il mondo del volontariato, un modello che oggi abbiamo visto, abbiamo conosciuto da vicino e ne abbiamo parlato con tutti i protagonisti. Vediamo. È una struttura che faceva parte delle strutture del piano freddo del Comune di Bologna, 1 dicembre 31 marzo, poi prorogate ovviamente per la questione emergenziale e convertita da un paio di settimane a struttura d'accoglienza per persone che altrimenti una casa non l'avrebbero e che devono necessariamente attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni di sanitario, ovvero di isolamento fiduciario, perché o perché sono venuti a contatto con il virus o sono in attesa di esito del tampone, oppure perché hanno contratto la malattia ma asintomatica. Fino a questo weekend le persone accolte erano 6, poi dopo 4 hanno finito il loro periodo di isolamento fiduciario e quindi sono tornate nelle strutture dove erano precedentemente accolte o hanno iniziato il loro progetto che era comunque in cantiere da tempo ed è partito. Al momento abbiamo quindi 2 persone accolte con numeri che potrebbero aumentare in questi giorni. E dunque la giornata è scandita più o meno fondamentalmente come organizzazione abbiamo 3 pasti al giorno, colazione, pranzo e cena coperti sia dalla CAMST che porta appunto gli alimenti, oppure alcune sere a settimana i volontari che continuano la loro esperienza pregressa col piano freddo, portando in questo caso cibo rimodulato secondo le esigenze attuali, quindi monoporzionato all'interno di confezioni chiuse in base al numero delle persone accolte. Senza entrare, quindi senza avere effettivamente un incontro con gli ospiti, ma comunque con una presenza del territorio che ogni giorno si fa sentire ed è importante sia per noi che per l'utenza. Questa opportunità, questa occasione che in un luogo come Villa Serena, che era già stato vocato dal quartiere, dal Comune di Bologna, al piano freddo, riconfigura il servizio e dà una possibilità a chi è molto in difficoltà. Stiamo parlando in ordine di numeri di oltre 600 e passa persone sulla città, di trovare una collocazione. In più Villa Serena offre in questo frangente invece la possibilità per coloro che hanno eventualmente contatti con persone positive o che comunque sono in una situazione di controllo, di monitoraggio o addirittura positive, di avere qui una risposta importante. Una risposta importante che è ovviamente salvaguardata da tutte le prescrizioni che sono vigenti, ma anche da un monitoraggio importante dei medici del Dipartimento di Salute Pubblica, degli infermieri e di tutti coloro che sono a servizio della collettività.